Ehi la ciurma, continuo subito perché vogliamo concludere questa campagna e ormai ci mancano solo più 7 anni da quello che abbiamo visto la scorsa volta per portare a conclusione. Va bene, le Olimpiadi si terranno anche quest'anno, a differenza di cosa è successo invece nel mondo vero, perché con tutto quello che è capitato sono state rimandate, ma sotto l'impero di Alessandro Magno, che ormai è defunto da una vagonata di anni, si tengono sempre. Sempre. Ma questi 20.000 li teniamo perché potrebbero servire qua di ausilio a quegli altri 40.000, non si sa mai. Anche se forse è superfluo, eh. Ma dato adesso possiamo crearne altre di coorti, abbiamo tanta di quella gente. Siamo quasi al massimo. Perché 2818k è il massimo. No, qua ne abbiamo 20.000 che possiamo tenere qua perché effettivamente ci sono dei confini con la Mesopotamia Superior, con la Garamea. No, questi siamo noi. E poi sì, potrei effettivamente spostarle magari qua in su, queste truppe, a Ecbatana, dove è stato incoronato. No, dove si è sposato? Forse Alessandro Magno, Ecbatana? Intanto è zona pianeggiante, non dovremmo patire. E allora, qua c'è della gente che si sta spostando per riorganizzarsi un po'. Poi c'è una zona un po' abbandonata. Allora, 20.000 di questi potrebbero effettivamente stare qua se non c'è attrito. No, infatti. Sarebbe più carino per secoli, ma meglio tenerli al confine, insomma. No, vabbè, dai, teniamoli per secoli. Tanto c'è un forte là al confine, per cui siamo abbastanza safe, diciamo, no? Allora, non abbiamo più gente all'estero, per fortuna. Allora, qua sono tutti riorganizzati, qua sono riorganizzati, qua stanno facendo una vagonata di forti. Quindi, appunto, abbiamo detto 727, quando è che ci scade la tregua? No, dov'è che vedo il mio impero qua? Diplomacy. Allora, nel 29, ok, perfetto, quindi non potranno mai più dichiararci guerra. E noi tanto non ne faremo di guerra perché abbiamo un aggressive expansion che al di fuori di ogni limite possibile e immaginabile. Continuiamo a guadagnare comunque una svagonata di soldi e di manpower oltre ogni limite. Ci abbiamo rotto tutto ormai, siamo così forti che. Anche se questa guerra è stata difficile più che altro per l'attrito, perché puoi avere tutte le truppe che vuoi, ma se le mandi nel deserto, qua è tutto deserto. Io spero che nelle prossime volte sia un pochettino più limitata questa componente qua. Cioè, che con le patch sia cambiata un po' la situazione, perché sennò è davvero un po' complicato. Allora, vediamo un attimo di fare un po' di truppe qua, giusto di supporto. Allora, facciamo 1, 2, 3, 4, 5. 5 hit pace, che non posso far qua però. Ma posso fare qua 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Poi faccio altri 5 arcieri. 2, 3, 4, 5. E 5 di truppe leggere. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Così almeno facciamo un po' di truppe in Grecia. Avremo voglia adesso di trasportare di nuovo tutto in là. Tra l'altro, le nostre flotte quali si possono nascondere? Le armate. Ok. Abbiamo 110 in qua e 121 dall'altro lato, ok, per cui siamo super tranquilli dal punto di vista di flotte, non penso che ci sia qualcuno. Dove che sono i ledger? No, forse non c'erano nella versione 1.0 i ledger di Imperator Rome.
nella 1.0, perché ricordo che nonostante siamo passati forse 2 anni dall'uscita del gioco, noi stiamo ancora giocando con la versione 1.0. Allora, qua comunque potrei spostare altri 20.000 da qualche altra parte, non so chi è morto. Tipo qua. Sì. Oh, no, ci sono già quelli a Persepoli. Ora niente, facciamo che questi li mandiamo. Boh. Qua sotto c'è un posto dove ci possono stare le persone. Qua. Ok. Ottimo. Mando della gente là sotto per essere un po' più tranquillo anche per i miei vicini di sotto. Allora, quei 20.000 li ho spostati là, qua ne abbiamo 42.000 che sono fatti da troppa gente. Allora, il 56esimo stratosso, allora facciamo che mandarlo qui. E poi... mi hai fermato a 40.000 persone, scusate, il 56esimo stratosso. No, questi dove stanno andando? Questi stanno andando da un'altra parte, no? Sì, questi vanno su al confine nord. Poi appena si liberasse quella zona, spostiamo anche questi 6.000 là, ok. Questi 20.000 li teniamo per sicurezza, questi 10.000 invece li mandiamo qua a riempire quelli un po' sfusi. Questi 1.000 non so perché sono, li ho mandati là a caso. Ok, la zona mi sembra abbastanza ben presidiata su tutto il confine per ora. Allora, confine sud, cioè il confine est è a posto, qua è mediamente a posto, qua è a postissimo alla grande. Qua adesso dovrò spostare un po' di gente, sì. Allora, vediamo un attimo cos'è che abbiamo qua. Allora, selezioniamo quelle da 10.000 e le mandiamo qua con le altre 10.000. Allora, il confine qua dovrebbe essere mediamente a posto, con il confine con Kossioi anche là è a posto, con la Mesopotamia di Ebene e l'Impero Seleucide sì. Con la Mesopotamia Superior potremmo mandare un contingente in questa zona, effettivamente, se non l'abbiamo già pensato di farlo, tipo qua a Carras. E potrebbe essere verosimilmente questo, il contingente di Carras. Perfetto. Là sta arrivando dell'altra gente, sono 1.000. Allora, questi li uniamo così arriviamo ad avere un gruppo abbastanza coeso. Allora, quelli si stanno spostando. In Grecia li avranno già formati tutti quelli probabilmente da mo. E infatti li mandiamo. Dov'è che potrebbe essere più problematico? Questa è Roma? Cavolo! Queste sono tutte zone abbastanza buone. Mandiamo... questa è Atene? No, IGI. Atene è ben più sotto, infatti. Dov'è Pella in tutto questo? Vai. Qua è Pella. Ci sono 40.000 mercenari, ma mi sa che mi conviene fare davvero delle altre truppe qua, perché Roma non si sa mai cosa vuole, cosa non vuole. 397 corti sono comunque parecchie. Noi ne abbiamo mica tantissime. 696, ma sono disperse su un confine molto più vasto che non il loro. Facciamone altre, dai. Allora, partiamo da questi. 1, 2, 3, 4, 5. Quelli dobbiamo fare per forza là. 5. Poi gli arcieri. 1, 2, 3,
qua 5 e fanteria leggera 1, 2, 3, 4, 5. Vada così. Un po' mi... scusatemi se sono continuato ad abbassare, ma perché c'è il monitor là e quindi ho la tendenza ad andare là vicino al monitor, ma non dovrei farlo perché in realtà ecco. Devo essere all'altezza della webcam, che è più alta effettivamente del monitor. Allora, là si stanno radunando tutti e facciamo un po' di corti da tenere in quella zona là. Qua in questa zona ne ho mandato un contingente là, un contingente c'è, un contingente è qui che sta scendendo giù sotto per i confini meridionali, un contingente è là. Sì, devo forse solo rinforzare un po' la zona della Grecia e fare qualcosina qua anche. Magari Moga. Allora, facciamo che qua ci mettiamo, ci aggiungiamo cosa? Un coso di arcieri. E poi quelli li mandiamo nella zona della Siria. Qua perché sono 22.000? Scusa, allora unisci tutti, ma perché ne ho 22.000? Perché ho due cavalieri in più. Allora stacca i due. Ehi, pronto? Ok, due cavalieri in più li mandiamo qua sotto. Qua. Ok. E questi qua li raduniamo tutti. Sì, raduniamoli tutti là. Non si sa mai. Fanno anche i 5 cavalieri. Poi appena sono tutti radunati facciamo anche un altro paio di corti, perché dobbiamo stare pronti se per caso cosa Roma volesse dichiararci guerra. Tra l'altro qua costruirei quasi un forte se c'è uno spazio. Sì. Perché sono sicuro fino a un certo punto. Scorned Family, Starving Pops, perché c'è troppa gente. Sì, davvero troppi. Ah, qua non abbiamo nessuno, questa è zona nostra, no? Sì. E tra l'altro non posso passarci qua se non tramite navi. Allora, qua posso... Là posso fare qualche cosa tipo di cavallo. No, allora facciamo una roba... Una roba scarsa. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 10 di fanteria leggera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ah, ok, allora questo ci sta. E ne faccio ancora una qua di 1. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Che un altro po' di truppe servono sempre, assolutamente. Allora andiamo tutti là, vadi, tutti i sardi. Vediamo un po', mi sa che non concludiamo neanche in questo episodio, perché posso anche velocizzare in realtà il tempo. Non abbiamo nulla di particolare da attendere. Allora, deselezioniamo questo e gli altri li mandiamo tutti... tutti a Lamia.
questi compresi. Poi qua avrò bisogno di costruire degli altri, visto che mi conviene tenermi almeno un'altra ventina di persone. Basta, basta, dai, con tutte queste robe commerciali. Andiamo a concludere. Che qua non abbiamo più molto da fare allora. Sempre in questa zona qua. Adesso ci stanno andando via in capo al mondo, ma invece quegli altri qua, quei 20.000 che avevo unito tutti a caso, ok. Questi rimando qua in Siria, avevamo detto. Andiamo qua, dai. Poi vabbè, non è zona desertica, per cui siamo abbastanza tranquilli. Ok, qua sono tutti a posto. Perfetto, andiamoli tutti qua. Anzi, che nessuno ci ha dichiarato guerra nell'ultimo periodo della guerra di Maure, perché tra l'altro la Macedonia ci aveva dichiarato guerra forse all'inizio. Ma esiste ancora tra l'altro la Macedonia? Mi sa di no. Beh, non so neanche cosa ho fatto. Mancano dei governatori, dove adesso ne ho. Da comandanti non ne parliamo. Ok, pretendenti. Invenzioni, qualcosa possiamo farlo. Facciamo assault, navy attrition, più disciplina. Più difesa dei forti. Più disciplina delle tremi. Più guadagni dal commercio, più output dei cittadini. Bene, le province sleali, speriamo che non succeda niente. Ah, ci manca un epistratego che abbiamo. Vada. Adesso tutti i confini dovrebbero essere più o meno pattugliati, controllati. Questi abbiamo uniti, sì. Senza comandante, ma tant'è. Ok, tutto abbastanza riordinato, bene. Quindi possiamo anche mandare a 5 con velocità, tanto non sta succedendo assolutamente nulla. Qualcuno è morto, c'è gente che ci vuole male. Possiamo fare un omen. Allora, aggressive expansion change potrebbe esserci utile. Sì, all national arrest. No, vabbè, aggressive expansion. Scende di 0,34 al mese, è molto buono.
Se fosse un nemico tosto sarebbe stato Roma probabilmente da tirare giù. Ma penso che non mi ci sarei scontrato mai, avrei preferito espandere. Chi è che sto prendendo l'autorità là per l'inverno? Avrei preferito continuare a picchiare la Mauria di sicuro. Prendiamo dei soldi perché più 10 di cose se poi... Perché non mi è... Non mi è fedele questa provincia? Rudiana in Gerosio. Perché è una provincia nuova forse? Finita la guerra civile Seleucia, ma è tutto il gioco che si continua a picchiare a vicenda. Hormis. Perché questi? Cosa hanno qua di problemi? Perché mi vogliono male? Arrest. Ma perché sono messi male? Perché stanno morendo di fame, ecco che stanno morendo di fame, sì. Ma perché sono troppi schiavi? Com'è che si muovevano questi? Move. Perché non posso muoverli? Ah, perché mi sono sleali. Ma mi sono sleali perché hanno troppa gente. Posso promuoverli? Ne promuovo una svagonata. Magari mi sono più felice, non lo so, muoiono di fame. No, non posso muoverli. Possiamo assimilarli e farli diventare macedoni? Saranno più felici da macedoni, no? Vada. Vadi. Prima non c'era nessun macedone, adesso sono tutti macedoni praticamente. Convertirli è molto più complicato. Vediamo finita la guerra civile Seleucide. Ok, va bene. Le Olimpiadi sono andate bene. Sono un po' più felice adesso? No. Allora, possiamo convertirne un po'? Sì, ma non tantissimi. Va bene. Però sono comunque più felice se sono... della religione giusta, della cultura giusta. Ok, abbiamo finito i punti. E continuano ad essere tristi. Ma la happiness da cosa deriva? Ci sono questi che non sono presi bene. Ok. Se non altro sono soddisfatti. Manca un ricercatore qua. E mettiamo lui perché almeno è peggio. Manca un governatore della Palestina. E mettiamo questo. A
posto, però ci sono, cioè, continua a essere sleale questa provincia. No, Blip and Dry. Local autonomy. Mi prendo un po' di tyranny, ma almeno sono un po' più... Cosa sta succedendo? Ah! Fine. The Argead people have built an empire that shall be remembered by history as being first among its peers. Despite our travails, Argead Empire continues to prosper and will surely do so until the end of time. È stato molto bello, sono molto contento di aver fatto questa campagna, di averla fatta insieme a voi, ragazzi. Sembro decapitato da questa inquadratura. Sono davvero felice di aver portato a termine questa campagna ed è stata davvero di successo. Abbiamo imparato insieme a giocare a Imperator. Abbiamo imparato parecchie meccaniche che probabilmente non esistono più. Adesso siamo in un sacco di patch successive. Però ce la siamo cavata bene, anche la guerra più difficile che era quella contro la Mauria, sia per abilità nostra che per imperfezione della I siamo riusciti a portarla a termine. Io davvero voglio ringraziare personalmente tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto, dopo tutti questi episodi, che sono riusciti a seguire tutto con costanza più o meno, e di vedere tutto questo video fino alla fine. È stato impegnativo, è stato lungo, ma mi sono divertito. Spero di poterlo fare prossimamente di nuovo su altro. Vi aspetto nei commenti qua sotto per parlare di che cosa sarà il futuro di questo spazio, insomma. Lo spazio liberato da questa serie di Imperator Rome. Detto questo, ciao a tutti. E dall'impero di Alessandro restaurato, quello che era una volta l'Egitto, buona giornata.